Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Terraria. Allora ragazzi, rispetto all'ultima volta sono andato avanti con la sistemazione qui dell'arena, mi sono ricordato di una caratteristica abbastanza importante dei nostri muri di sfondo, ovvero che, salvo alcuni di questi, gli altri impediscono lo spawn dei mob. Quindi ho deciso di creare un fondale per l'arena e con l'occasione l'ho sistemata un pochino. Non è ancora finita, però ci stiamo lavorando pian piano. Intanto, usando il righello, mi sono accorto che neanche a farlo apposta l'ho perfettamente fatta simmetrica rispetto al focolare. L'avevo costruita un po' a occhio e invece, ragazzi, è perfetta, incredibile ma vero. L'ho anche abbassata di un livello e la mia intenzione sarebbe abbassarla ancora un po', in modo che così dovessi cadere dalle piattaforme non mi sfracello al suolo, mal che vada prendo un pochino di danno. Comunque è ancora da sistemare, manca ancora un po' di fondali, vorrei abbassarla ancora di qualche livello, insomma c'è del lavoro da fare. A parte questo, sono andato avanti con la Sky Rod, però non verso ovest, non verso sinistra, ma verso destra. Ho costruito un bel po' di piattaforme e sono andato oltre la base, oltre la corruzione praticamente. Solo che nel fare queste operazioni, purtroppo durante la notte, come dire, forse mi sono intestardito un po' troppo e ci ho lasciato le penne. Diciamo che l'accessorio che ci ha droppato l'occhio di Cthulhu è un'ottima arma, fa un bel po' di danno, ma non è propriamente semplice da utilizzare. Ci lascia il più delle volte scoperti, perché quando colpiamo un mob ci dà un vistoso knockback, ci fa tornare indietro, e se alle nostre spalle c'è già un altro mob, prendiamo danno. E questa cosa, quando siamo circondati da un bel po' di mob, alla fine si è rivelata letale, purtroppo. Comunque, a parte questo, ho fatto andare tutte le piattaforme che avevo, appunto, per far andare avanti un bel po' la Sky Rod. E poi, una volta finite le piattaforme, ho deciso di, visto che adesso ho un po' più di mobilità grazie al palloncino, di tornare verso ovest in modo da percorrere tutta la superficie del mondo, in modo da svelarla anche sulla mappa. Ci tenevo a avere un pochino più di controllo su quella che è la geografia, per così dire, del mio mondo, almeno superficialmente. Bene, vi lascio quindi all'accelerazione di questa esplorazione e poi ci vediamo per proseguire l'avventura, ragazzi. Bene ragazzi, quindi vi ho lasciato, immagino, un'accelerazione delle sistemazioni che ho fatto nei giorni scorsi. Non ho giocato un granché, ma qualcosina ho fatto appunto. A parte questo, volevo farvi vedere la particolarità. Siccome adesso qui ci sono quattro NPC che risiedono, quindi tutte queste quattro case sono piene, i nostri NPC sono un pochino scontenti. Il massimo per avere, diciamo, la loro felicità è un villaggio con 3 NPC, quindi già il fatto che siano 4, se adesso il mercante non se ne va troppo in giro, vedete, io gli clicco sulla sua felicità e mi dice che il numero di vicini è troppo, cioè lo rende un po' infelice.
è contento dell'habitat della foresta perché a lui piace, ma soprattutto è molto scontento perché non sopporta il pescatore. Adam the Angler ha una terribile personalità, quindi non lo sopporta proprio e questo contribuirà quindi al fatto che i suoi prezzi saranno più elevati rispetto a qualche tempo fa. E in più, come potete vedere, non ci vende neanche più la pietra di teletrasporto. Quindi una cosa fondamentale dovrebbe essere fare un altro villaggio, anche provvisorio, da un'altra parte, in modo da trasferire uno di questi NPC, così da rendere di nuovo contenti gli altri che risiedono in questo villaggio temporaneo. Soprattutto l'Angler non è contento di abitare qua, perché lui, come dire, a parte il fatto che c'è troppa gente che spaventa i suoi pesci, e questa è la cosa che lui tiene, a cui lui tiene di più. Però a parte questo, a lui piace stare lungo la spiaggia, quindi nel bioma della spiaggia. Un'altra cosa che invece vorrei andare a fare con voi oggi, visto che adesso un pochino più di capacità di sopravvivenza le ho comprato, se avete visto nell'accelerazione, della purification powder e la mia intenzione quindi è andare a rompere uno, se non due orbi nella corruzione. Quando si rompe un solo orb, si ottiene in automatico un'arma ranged, il moschetto, e questo, quindi l'acquisizione di un'arma ranged di quel tipo, è il prerequisito fondamentale per far arrivare l'arm dealer, quindi l'armaiolo che ci vende le pistole, i fucili. Rompendone due si può generare, o meglio, si dà la possibilità, mettiamola così, che si generi l'invasione dell'armata dei goblin. Rompendone tre, beh, arriva l'Eater of Ward e quindi si parte subito con una boss fight. Non ho intenzione di farlo oggi, almeno vediamo come va intanto. Poi, se dovesse andare bene, magari ci faccio un pensierino. Allora, ho già le bombe nell'inventario, ho la mia purification powder, ho svuotato di tutto il resto, così dovessi raccogliere qualcosa lungo la strada, lo spazio c'è sicuramente, non rischiamo di rimanere con l'inventario pieno. E boh, a questo punto fatemi riflettere, c'è qualcos'altro che mi servirebbe? Oddio, una cosina mi servirebbe in realtà, mi servirebbe costruire subito una casa. Ora che ci penso, perché nel momento in cui raccolgo il moschetto, se non c'è una casa pronta, l'arm dealer non arriverà. Quindi io prenderei un po' di questi blocchi, me ne farei anche un po' di più di sfondo, tanto li possiamo fare. Così mi faccio una casetta temporanea e nel momento in cui raccoglierò il moschetto, così il nostro NPC verrà istantaneamente quasi ad abitarci. Allora, le torce le ho, lo sfondo ce l'ho, devo giusto craftarmi quindi anche una porta, una sedia e un tavolo o una workbench, va in questo caso, così almeno abbiamo una workbench anche in quella posizione. Andrei a fare questa casa provvisoria nel deserto. Nel deserto perché se non ricordo male, quella volta, ormai è passato un po' di tempo, che avevo guardato la felicità degli NPC, l'arm dealer è contento di avere la casa nel deserto. Quindi sarà una casa provvisoria, ma già che ci siamo, almeno gliela metto già nel suo bioma preferito. Sempre che ricordi correttamente, però. Oh, c'era già qua una. Vabbè. Pazienza, ne ho fatta un'altra, potevo risparmiare un po' di legna. Tra l'altro, ne ho abbastanza. Eh no, non ho più legna per costruire. Sono un genio, ragazzi. Meno male che qua c'è un bell'albero grosso. Intanto eliminiamo questo slime prima che mi dia noie. Ok. Prendiamoci quindi un po' di legna. Perfetto, meraviglioso. E adesso vado subito a fare quindi questa casetta. Dove gliela facciamo? È una casa provvisoria, ma vabbè, facciamola qua. Non perdiamoci troppo tempo, ragazzi. E ho sbagliato un pochino a posizionare alcuni blocchi, ragazzi, ma rimediamo abbastanza in fretta, per fortuna. Ok, mettiamo qua la nostra bella porta.
Voilà, poi già che ci siamo, facciamogli anche un ingressino a questa casa. Perfetto, niente di trascendentale, ragazzi, giusto perché anche se è provvisoria, almeno un minimo di sistemazione mi piacerebbe dargliela. Una piccola cosa, se non conoscete Terraria, se siete alle prime armi, il verso in cui guarda il vostro NPC è anche il vostro NPC, il vostro personaggio. E anche il verso in cui va a posizionare gli arredi, quindi ad esempio le sedie, soprattutto per le sedie, vedete, a seconda del verso in cui io guardo a guardare, la sedia si gira di conseguenza. Quindi se stavate impazzendo e non riuscivate a capire come cavolo girare le sedie, ecco, si fa in questo modo qua. Bon, piazziamo quindi anche il nostro background. Ops, mi è scappato qualche quadretto, mannaggia. Però ecco qui, abbiamo una casetta pronta, gli manca giusto un paio di torce. Mettiamo queste che diventano in automatico quelle del deserto. No, è arrivato il painter. Ma io ce l'avevo già il painter, o ricordo male? No, è vero, io non ce l'avevo questo maledetto. Però non ci voleva, questa casa in teoria era già riservata, maledetto. Vabbè, chissà se possiamo. Credo sia troppo piccola per dividerla in due, però facciamo un tentativo. Se io faccio una cosa di questo tipo e gli metto una porta in mezzo, voilà. Questa è sempre una casa valida. Credo di no, mi pare di ricordare che. Infatti, serve decisamente più spazio perché sia una casa valida. E vabbè, ragazzi, allora niente, vado un attimo a recuperare dell'altra legna e così facciamo un'altra casa. Tu non eri previsto, maledetto. Naturalmente avrei potuto rompere anche l'albero che c'era lì nel deserto, ma mi avrebbe dato un po' fastidio, anche se sono case provvisorie, costruirle con della legna di diverso tipo. Visto che sto facendo tutto con la legna del bioma, questo qua della foresta, preferisco continuare a usare questo qua. Anche le piattaforme, avrei potuto benissimo usare il legno della giungla qualche tempo addietro per proseguirla, ma ho preferito invece tornare indietro appunto a recuperare questa legna qua per averla tutta uguale. Ok. Intanto avete visto, lui spara dei colpi di vernice, il nostro carissimo painter, e ci vende appunto le vernici, se non ricordo male. Allora, facciamo un po' di sfondo di nuovo. Naturalmente devo fare quindi. Allora, la porta ce l'ho già, ma mi serve un'altra sedia e un altro tavolo. Anzi, sapete che vi dico? Visto che il massimo per i villaggi è di 3 abitanti, faccio già un villaggio da 3 case. Così trasferiamo qui uno degli NPC che si trovano laggiù. Almeno evitiamo che siano scontenti. Ok ragazzi, anche questa credo sia troppo piccola. No, invece va bene. Perfetto, quindi una casetta qua ce l'abbiamo. Naturalmente quella qua dietro sarà troppo piccola, quindi mi conviene allargarla un cicinin giusto per accontentare i nostri NPC. Ok, mettiamo come al solito una torcina qua sopra la porta. E quindi niente, la allarghiamo un po', senza esagerare però. Tanto dovrebbe essere più che sufficiente farla delle stesse dimensioni di quella là. Perfetto, anche questa, ragazzi, è una casa valida. E quindi, avendo 3 casette buone per poter sistemare i nostri NPC, io sposterei qua il nostro Angler. Non so se ci sono altri NPC che prediligono il deserto. Ah, forse lui. Forse il nostro mastro, die trader.
Lo mettiamo qui assieme al Painter, così si fanno compagnia sti due, che tanto diciamo sono NPC che uso poco, quindi va benissimo metterli qua. E poi andrei a spostare però quindi nella casa che c'è dove c'era Honey da Bub, o come diamine si dica, andrei a metterci qualche altro NPC, così lo leviamo da là. Adesso con la nuova versione, tra l'altro, prima quando si rompeva, oh, la Blood Moon di nuovo, quando si rompeva, dicevo, lo Shadow Orb, si generava la possibilità di far cadere il meteorite. Ogni due orb, forse, se ricordo bene, vecchie reminiscenze. Adesso invece, non cadrà più il meteorite una volta rotto il primo o il secondo orb, ma per che questa cosa possa avvenire, bisogna prima di tutto uccidere il boss. Quindi, prima di tutto, bisogna uccidere l'Eater of Worlds, altrimenti questa cosa non può avvenire. Allora, qui abbiamo un po' di NPC. Io per il momento qua giù, recluso, diciamo, ci andrei a mettere l'Angler. Provvisoriamente, mettiamo qui il nostro pescatore. Tanto non era contento sopra, non sarà contento neanche sotto. Bon, così abbiamo ripristinato la felicità dei nostri NPC nell'altro villaggio. Anzi, mi conviene proprio rompere completamente una delle case, se no, alla prima occasione un nuovo NPC sicuramente arriverà qua giù. Quindi l'accortezza, in teoria, dovrebbe essere quella di semplicemente rompere una porta. In questo modo, questa non è più una casa valida. Naturalmente adesso qua c'è la Blood Moon, quindi saremo invasi da queste brutte creature. E quindi niente, ragazzi, io adesso vado avanti a fare questo scontro, questa sfida, perché c'è sempre l'obiettivo anche di ottenere da uno di questi Dripler, da questi tumori volanti, chiamiamoli così, la mangiatoia magica, perché sarebbe davvero un oggetto molto molto utile e mi farebbe davvero comodo. Guarda, ti apro io la porta così hai libero accesso. Rievochiamo il nostro slime. E vabbè, mi conviene affrontarli in realtà qua sopra. A cielo scoperto è un po' più semplice forse la sfida in questo caso. Solo che così mi stanno ammazzando gli NPC, sti maledetti. Vabbè, ragazzi, vediamo di far passare un po' in fretta questa notte. Come vi ho detto, io cercherò di farmare un po' di risorse da queste creature maledette e poi domani andrò nella corruzione. Ok ragazzi, appena finita la notte, come avete visto è cambiato decisamente il colore dello sfondo. Ci sono giusto questi ultimi mob da uccidere. Non mi sembra di aver trovato purtroppo la mangiatoia. Vediamo un po' nell'inventario. Eh no, non l'ho trovata.
In compenso è arrivata la sposa, le altre volte era arrivato lo sposo, e quindi qua abbiamo il suo vestito e il suo, come dire, il suo velo da sposa. Sono soltanto degli oggetti, appunto, come vedete, vanity item, quindi servono soltanto per abbellire il nostro personaggio, quindi ne possiamo tranquillamente fare a meno, e quindi per il momento butterei qua dentro. Allora, buttiamo dentro un po' di questa roba. Abbiamo ottenuto anche tin ore e iron ore, a quanto pare, da questa cosa, molto bene. Tutte queste cosine che non ci servono al momento le togliamo, anche i muri, eccetera. Mi porto giusto la legna e le piattaforme, perché non si sa mai. E quindi adesso, ragazzi, è arrivato il momento. O ci morirò molto male, oppure, come dire, finalmente inizieremo a smuovere un po' le acque. Ah già, c'è sempre questa zona qui che va sistemata, ragazzi. Non me ne sono dimenticato completamente. Lo farò per la prossima volta. Ci siamo quasi, ragazzi. C'era uno di quei pozzi della corruzione dove sono morto una volta e potrei calarmi di lì, perché mi sembrava abbastanza profondo, quindi potrebbe già condurci, nella zona dove si trovano gli orb. L'unica cosa, vabbè, tanto lo vedrò dalla minimappa qual è quello giusto, perché si vedrà chiaramente visibile la mappa rispetto agli altri che invece saranno ancora oscurati. Eccolo lì. Dovrebbe essere quello. Quindi vediamo di andare. È arrivata la guida che era morta prima. Ok. Ah, qui avevo fatto, per passare l'altra volta, avevo costruito una ponte di pietra. Che effettivamente è un po' scomodo a pensarci bene, volendosi calare nel buco. Quindi facciamo così e andiamo giù molto molto piano, sfruttando il fatto che adesso un rampino ce l'ho, ragazzi. Ok. Oh, che scemo, vero che non l'ho presa? Non l'ho presa, non ho preso la recall potion, ragazzi, volevo portarmela una per il ritorno rapido nel caso fosse andassero male le cose, mannaggia, mi sono completamente dimenticato. Vabbè, pazienza. Ok, eccoci qua. Qua ci sono gli altari. E qui infatti c'è la tomba di quando ero morto. 22 maggio. È passato un bel po' di tempo. E boh, ragazzi, adesso si tratta soltanto di scavarci la nostra via. Dico scavarci perché che lo facciamo con le bombe o che lo facciamo con questa purification power, sempre di rompere blocchi si tratta. Allora, proviamo prima questa, così faccio vedere l'effetto se non lo conoscete. Lanciando uno di questi cosi nella direzione che vogliamo, ci trasformerà questa roccia corrotta della corruzione che con il piccone che ho attualmente non posso rompere in roccia normale. Visto? Così possiamo tranquillamente minarla e aprirci un varco. L'alternativa sarebbe stata appunto far saltare tutto per aria con le bombe, però anche così è un'ottima soluzione, ragazzi. Ok, eccoci qua. Vedete qua sotto ci sono già gli Shadow Orb, però qua non siamo tranquilli, bisogna fare anche attenzione che ci sono i mob. Perfetto. Non era ancora spawnato niente, quindi mi avevano lasciato tranquillo per un po', mi ero illuso già. Ok, vediamo un po'. Qua si scende ancora parecchio, ragazzi. Allora, qua c'è uno Shadow Orb abbastanza profondo e quasi quasi sarei tentato di rompere quello. Visto che è così profondo, io qua mi faccio una piccola protezione di legno, così i mob non possono arrivare fino qua. E almeno lavoriamo in tutta tranquillità, ragazzi. Quindi trasformiamo questa roba in roccia normale. Purtroppo un sacchetto di polverina non è bastato a arrivare fino all'orb. Pazienza. Eccoci qua. Usiamo quindi anche questo. Mi sa che c'è un temporale intanto in superficie, perché sento un bel po' di tuoni, ragazzi. Oh no, sto soffocando. Ok, recuperiamo un pochino il nostro respiro ed eccoci qua. Questo, come potete vedere, non lo posso rompere con il piccone. Dovrei forse romperlo con il martello. Esatto, grazie al cielo, con questo martello di Silver posso già rompere gli orb senza troppe preoccupazioni. E
E quindi vedete qua, è arrivato il nostro moschetto, in questo caso zelante, con 100 proiettili. Veramente molto molto positivo. Se vedete fa 31 di danno, quindi niente male davvero. Ok, che facciamo? Rompiamo anche un altro orb? Ma fino adesso direi che è andata talmente bene che potremmo tranquillamente rischiare la sorte. Ho un po' di monetine in effetti, perché come un pollo ho dimenticato di lasciarle a casa, quelle che ho farmato durante la Blood Moon. Però vabbè, non dovrebbe essere così tragica. Allora, usiamo di nuovo una di queste, così ci prepariamo una piccola piattaforma. Ok. E poi, già che ci siamo, con la roccia che ho fatto, mi proteggo dai mob. Voilà! Così anche in questo caso posso lavorare in tutta tranquillità, ragazzi. Ecco che intanto vedete è arrivato il nostro arm dealer, ottimo. Dovrebbe essere andato nell'unica casa disponibile, quindi quella nel deserto. Allora, usiamo ancora una polverina. Perfetto, arriviamo giusti giusti all'orb. E quindi ragazzi ci siamo. Possiamo rompere anche questo. E il che vuol dire che da adesso in poi sarò a rischio di invasione da parte dell'armata dei goblin. Fantastico, vero? Master Mod, mi fai una paura folle. Allora, rompiamo anche questo, vediamo che cosa ci dà di drop. Oh, finalmente un'altra cosa molto utile. Questo, ragazzi, questo Shadow Orb, è un pet. Un pet che genera una sfera luminosa. Questo va... Ok, me l'ha messo qua. E quindi vedete, adesso oltre al coniglietto, che è un pet normale, abbiamo un secondo pet, questa sfera oscura, ma che in realtà fa un bel po' di luce attorno a noi. E quindi è molto comoda. Potremmo anche... vediamo un po' di tornare all'equipaggiamento, vediamo se cambio l'elmetto. È comunque un po' buio, l'elmetto da minatore mi conviene forse tenerlo. Però, se non altro, abbiamo una fonte di luce in più. Ottimo. Ora, ragazzi, non so che fare. Torno a casa e per oggi la chiudiamo qui, visto che è andata tutta liscia per oggi, a parte una morte o due, forse, mentre costruivo la piattaforma della Skyrod. Ma per il resto non mi posso lamentare. Non so, sono molto tentato, è anche vero però che non ho pozioni di cura, non sono equipaggiato. Quindi intanto torno a casa e poi vediamo. Ma al limite torno qua e rompiamo ancora un orb per affrontare quindi la prossima sfida con il boss. Ah no, ragazzi, qua è arrivata la guida anziché l'arm dealer. Mannaggia, allora devo fare un po' di sistemazione delle nostre casette. Allora, l'arm dealer mi dice adesso che questa casa è già occupata, maledizione. Ok, cliccando col destro possiamo togliere l'assegnazione della casa e quindi qua mettiamo il nostro arm dealer. Perfetto. E a questo punto non so dove andrà la nostra guida, ma immagino nell'ultima casa disponibile. Vediamo un po' sulla mappa. Ecco, quindi la guida si è già teletrasportata laggiù, ottimo. E qua dovrebbe esserci già il nostro arm dealer, perché mi sono allontanato abbastanza da consentirgli di teletrasportarsi alla nuova casetta. Ok, quindi andiamo a vedere subito il nostro nuovo NPC. Lui ci vende, come vi dicevo, le armi da fuoco, i proiettili, quelle cose lì, insomma. E infatti qua abbiamo la Flintlock Pistol e un Mini Shark, che fa 6 di danno. Però ha un ratio di fuoco, ragazzi, abbastanza interessante, se ricordo bene. Adesso è un sacco di tempo, appunto, che non ci gioco.
E devo essere sincero, le armi da fuoco non sono mai state tra le mie armi preferite. Preferisco di gran lunga quelle magiche o quelle ranged, che in realtà però sono melee, ma insomma ci sono diverse opzioni in Terraria. E questa non è una di quelle che mi fa impazzire. Va bene ragazzi, ho controllato la durata della partita fino adesso ed è passato già un bel po' di tempo, quindi è vero che dovrò fare delle accelerazioni, però non vorrei fare un episodio troppo lungo, quindi mi fermo qui per questa volta. Siamo andati nella corruzione e io la prossima volta mi attrezzerò per andare ad affrontare il suo boss. Quindi, prossima volta promesso, andrò a rompere il terzo orbo. Il terzo orbo non si può sentire, il terzo globo dell'oscurità, in modo così da evocare l'Ether of World. Quindi alla prossima ragazzi. Laggiù ci sono dei vermi, giusto perché sta piovendo, quindi ne approfitto anche per raccogliere un po' di risorse per andare a pesca, ragazzi. Alla prossima, dicevo. Ciao ciao!